Se volete andare a realizzarvi un vostro sito web, magari in modo economico, ma comunque volete realizzare un sito web professionale, ebbene questo video fa esattamente per voi, perché oggi vi spiegherò esattamente tutti gli step che dovete seguire per realizzare un sito web economico ma professionale. Se questa è la prima volta che vedi uno dei miei video, ebbene io sono Roberto Marchesini e sono il fondatore di Assistenza WordPress, un sito dove aiutiamo aziende, professionisti e privati a creare e a gestire il proprio sito in WordPress. Quindi siamo altamente specializzati sulla piattaforma WordPress. E in questo video, come detto, vi spiegherò tutti i passaggi che dovete seguire per realizzarvi un vostro sito web in completa autonomia, quindi anche se non siete degli esperti, insomma, del settore, e vi garantisco che potrete fare questo spendendo meno di 150 euro. Quindi per meno di 150 euro avrete un vostro sito web, quindi economico, ma realizzato in modo assolutamente professionale. Quindi dopo questa introduzione direi di passare nel vivo di questo video e vediamo tutti gli step che dovete seguire per realizzare un sito in modo economico ma professionale. Ora, lo step assolutamente fondamentale, ovvero lo step numero uno, è quello di andare ad acquistare naturalmente il vostro dominio e il vostro spazio di hosting. Questo perché naturalmente dovrete dare il nome al vostro sito web in modo tale che le persone naturalmente riescano a trovare il vostro sito e ovviamente per andare a realizzare il vostro sito web avete bisogno di un vostro spazio di hosting, quindi dominio e hosting. Ebbene, questi servizi, adesso vi presenterò insomma quelle che sono secondo me le due migliori aziende dove potete appunto andare ad acquistare dominio e hosting insieme. Ma comunque vi garantisco che non andrete a spendere più di 50 euro all'anno. Quindi se seguirete i miei consigli, riuscirete a scegliere fin da subito un'ottima azienda dove poter ospitare, insomma, il vostro sito web. E questa, credetemi, che è davvero una cosa importantissima da fare, perché esistono davvero tantissime aziende là fuori che offrono appunto il servizio di hosting e vi offrono ovviamente la possibilità di registrare anche un dominio, ma purtroppo la maggior parte delle aziende non ha server che sono altamente performanti. E questo vale a dire che quando i visitatori proveranno a visitare il vostro sito web non si caricherà velocemente. E questa ovviamente non è una cosa che volete voi, giusto? Quindi vediamo brevemente le due aziende che vi consiglio io, insomma, dove potete andare ad acquistare dominio e hosting insieme. Ora, l'azienda numero uno, che è l'azienda che consigliamo a tutte le persone che ci contattano e ai nostri clienti, è SiteGround. Se dovete partire con un vostro unico sito web, potete tranquillamente andare a scegliere il piano startup, che costa circa 5 euro al mese e vi danno la possibilità di registrare un vostro dominio in modo completamente gratuito. E quindi praticamente per il primo anno, dominio e hosting, andrete a spendere circa 50 euro. Quindi una cifra davvero direi abbastanza irrisoria, insomma. E SiteGround comunque è una delle migliori aziende di hosting a livello internazionale. Perfino questa azienda è stata consigliata proprio da WordPress.org. Quindi direttamente WordPress consiglia di andare ad utilizzare questo hosting per appunto utilizzare la piattaforma WordPress. Poi la seconda azienda di hosting tutta italiana si chiama KellyWeb. KellyWeb, noi collaboriamo davvero da molti anni insieme. Ho molti clienti che sono situati sui server di KellyWeb e vi devo dire la verità che ci siamo trovati sempre benissimo. Anche quando abbiamo contattato il supporto clienti, naturalmente completamente in italiano, ci hanno risposto davvero in pochissimo tempo e siamo sempre riusciti, insomma, a risolvere le nostre problematiche. Se siete proprio agli inizi e non avete un grosso budget da spendere, insomma, per partire con il vostro sito web, vi consiglio di scegliere il piano Kelly Pro. Costa davvero poco e, insomma, è ottimo per partire con il vostro sito. Mentre se avete un po' di più disponibilità economica, vi consiglio di partire fin da subito con il piano Kelly CMS,
perché questo piano di hosting è stato ottimizzato per funzionare al meglio con la piattaforma WordPress. Quindi costa qualcosina in più, ma comunque il vostro sito web sarà più performante, perché appunto è ottimizzato per funzionare con WordPress. Naturalmente comunque trovate il link di queste due aziende qui sotto in descrizione. Ecco, giusto per essere chiaro, comunque noi siamo affiliati sia a SiteGround che a KellyWeb, e quindi se andate a cliccare sul link qui sotto per acquistare questi servizi otterrete uno sconto speciale sia su SiteGround che su KellyWeb. Naturalmente noi comunque siamo affiliati anche ad altre società di hosting, ma queste due sono sinceramente le aziende che noi vi consigliamo per partire con il vostro sito web. Mi raccomando ragazzi che se questo tipo di video vi piacciono lasciatemi un bel mi piace sotto a questo video, così insomma mi aiutate anche con l'algoritmo di YouTube, e se non lo avete ancora fatto considerate di iscrivervi al mio canale di YouTube e di attivare la campanella, così riceverete una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video qui sul mio canale, che sicuramente insomma vi potrà tornare di aiuto. Ok, una volta che avete acquistato il vostro dominio e il vostro spazio di hosting per andare appunto a creare il vostro sito web, il prossimo passaggio, ovvero il passaggio numero 2, è quello di andare ad utilizzare la piattaforma WordPress per proprio realizzare il vostro sito. Questo perché, se ancora non lo sapete, insomma la piattaforma WordPress è disponibile in modo completamente gratuito, vi basta andarvela ad installare sul vostro spazio di hosting, che al giorno d'oggi comunque si può installare davvero con due clic di mouse. Ad ogni modo magari vi lascio un mio video tutorial sempre qui in descrizione, ma comunque installare WordPress è davvero molto molto semplice. Come detto, la piattaforma è disponibile in modo completamente gratuito e con WordPress comunque riuscirete a realizzare davvero qualsiasi tipologia di sito web. Quindi che sia un semplice blog amatoriale oppure un sito aziendale con molteplici lingue oppure ancora un e-commerce online, con WordPress potete andare a realizzare davvero qualsiasi tipologia di sito web. E noi di Assistenza WordPress naturalmente siamo altamente specializzati in questo, quindi vi posso garantire che abbiamo realizzato in questi anni davvero qualsiasi tipologia di sito con WordPress. E WordPress è diventata la piattaforma numero uno per realizzare siti web, per chi insomma non è esperto di web design, in quanto vi permette di creare e di gestire il vostro sito web in completa autonomia, anche appunto se non siete degli esperti del settore. Quindi se non sapete assolutamente programmare, ovviamente con WordPress potrete andare comunque a realizzarvi il vostro sito web. Infatti il passaggio numero 3 è che una volta che avrete installato la piattaforma WordPress dovete andare a scegliere un tema professionale che vi permetterà di realizzare un sito web in modo economico ma in modo altamente professionale. Quindi è di fondamentale importanza che andate ad acquistare un tema professionale. Ora, di temi professionali ne esistono davvero a centinaia se non a migliaia per WordPress. Quindi andare a scegliere quello giusto naturalmente non è proprio semplicissimo. Però se seguirete il mio consiglio, adesso vi presenterò i migliori siti web dove potete andare ad acquistare i migliori temi insomma mai realizzati per WordPress. Ora, il primo tema altamente professionale che vi consiglio sinceramente per andare a realizzare davvero qualsiasi tipologia di sito web è il tema Divi. Ora, Divi, che naturalmente vi lascio il link sempre qui in descrizione, se fate delle ricerche online è davvero uno dei temi più popolari per WordPress. Questo perché hanno realizzato un proprio editor visuale che vi permette di creare le pagine web proprio all'interno della pagina stessa. Quindi se dovete andare ad inserire del testo, delle immagini o quant'altro, insomma, lo potrete fare proprio all'interno della pagina stessa. Mentre con la maggior parte degli altri temi dovete andare a creare la pagina web prima nel backend e per vedere le modifiche che sono state apportate dovete andare a vedere un'anteprima della pagina, quindi aprire un'anteprima della pagina stessa che state creando e vedere insomma le modifiche che avete apportato dal backend. E questo naturalmente vi farà perdere davvero tantissimo e tantissimo tempo. Quindi mi raccomando, io vi consiglio di partire fin da subito con il tema Divi.
non costa moltissimo per tutte le funzionalità che vi mette a disposizione e, come detto, con meno di 150 euro riuscirete a realizzarvi il vostro sito web in modo economico ma altamente professionale. Poi la seconda opzione che avete, sempre per quanto riguarda la scelta del tema grafico del vostro sito, è quella di andare ad utilizzare l'editor visuale Elementor e, come tema grafico, andare ad installare il tema Astra. Il tema Astra è disponibile in modo completamente gratuito, quindi lo potete trovare direttamente sulla directory ufficiale di WordPress o dal vostro backend del vostro sito, ed Elementor lo potete andare ad acquistare magari tramite il link che trovate sempre in descrizione. Quindi cliccate sul link, andrete a finire sul sito di Elementor. Potete naturalmente andare a vedere le potenzialità di questo editor visuale e poi naturalmente potrete passare all'acquisto. Quindi installate il tema Astra, come detto, in modo completamente gratuito e andate ad installare il plugin Elementor, che vi permetterà di andare a realizzare tutte le pagine del vostro sito sempre tramite un editor visuale, quindi molto simile all'editor del tema Divi. Come ultima e terza opzione, se proprio insomma non volete utilizzare uno di questi editor visuali, è quella di andare sul sito di ThemeForest, che vi lascio sempre il link in descrizione, e lì potrete trovare davvero centinaia, se non, come detto, migliaia di temi realizzati in modo professionale. Sinceramente però, di temi molto buoni che vengono aggiornati con il passare dei mesi e degli anni a venire, non ce ne sono davvero tantissimi, quindi vi consiglio di andare a vedere i temi più popolari all'interno di ThemeForest, così potete andare a scegliere un tema che sia sì professionale ma che gli sviluppatori tengono aggiornati con il passare dei mesi e degli anni a venire. Questa cosa è molto importante per garantire la compatibilità tra tutti i componenti che andrete ad installare sul vostro sito, quindi tra WordPress, il tema, ma anche tutti i plugin che andrete ad installare sul sito. E il quarto e ultimo passaggio che dovete fare per realizzare un sito in modo economico ma professionale, dopo naturalmente aver acquistato il vostro dominio e spazio di hosting, aver scelto di utilizzare la piattaforma WordPress e aver scelto un ottimo tema professionale, è quello di andare ad utilizzare i template realizzati dagli sviluppatori del tema che andrete ad installare sul vostro sito. Cosa significa? Significa che gli sviluppatori del tema che avete scelto per realizzare il vostro sito web, la maggior parte di essi hanno già creato proprio dei siti web che potete andare ad importare all'interno della vostra installazione di WordPress. Ad esempio, uno dei motivi principali per cui consigliamo di utilizzare il tema Divi, soprattutto se non siete insomma degli esperti del settore, è che gli sviluppatori proprio di questo tema hanno realizzato per voi oltre 170 tipologie di siti web che potete andare ad importare. Avete capito bene, non 170 pagine, ma bensì 170 tipologie di siti web che potete importare all'interno della vostra installazione di WordPress. Il che direi che è fantastico, perché a voi basterà semplicemente andare ad importare ad esempio l'home page che hanno realizzato gli sviluppatori del tema Divi e naturalmente poi andrete a personalizzarvi interamente la pagina del vostro sito. Quindi avrete, diciamo, un layout grafico realizzato da dei veri professionisti, insomma, del settore, e a voi basterà semplicemente andare a modificare i contenuti e ovviamente, se volete, potete andare ad aggiungere nuove sezioni all'interno della pagina. La stessa cosa la potete fare quando andrete a creare le altre pagine del vostro sito. Infatti, come detto, hanno realizzato degli interi siti web, quindi hanno realizzato naturalmente l'home page che la potete andare ad importare, ma poi hanno realizzato anche le altre pagine principali del sito, come ad esempio la pagina del blog, la pagina dei contatti e quant'altro. Poi naturalmente, se volete andare a realizzare altre pagine all'interno del vostro sito web, potrete andare ad importare ad esempio il template dell'home page e poi ve lo andate a personalizzare in base a quelle che sono le vostre esigenze. E questo vi posso garantire che è in assoluto il miglior metodo che potete utilizzare
per andare a creare in completa autonomia un sito web in modo economico ma altamente professionale. Quindi mi raccomando ragazzi, che se volete andare a realizzarvi il vostro sito web, utilizzate i servizi che vi ho presentato all'interno di questo video, perché se andrete a scegliere o SiteGround o KellyWeb per ospitare il vostro sito web, vi posso garantire che hanno dei server molto molto performanti, quindi il vostro sito web si caricherà molto velocemente. Poi utilizzate la piattaforma WordPress, che è la piattaforma in assoluto più utilizzata per creare siti web ed è anche completamente gratuita. Acquistate uno dei temi che vi ho elencato all'interno di questo video, come detto io consiglio Divi oppure Elementor con il tema Astra che è gratuito, e infine andate a realizzare il vostro intero sito web partendo prima dai template grafici realizzati dagli sviluppatori del tema che avete scelto per il vostro sito web. Questa cosa è importantissima. Mi raccomando che se questo video vi è stato di aiuto, lasciatemi un bel mi piace sotto al video e considerate di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella, così da non perdere i prossimi video che caricherò sul canale di YouTube, che comunque carico video ogni settimana. E sono sicuro, insomma, vi potranno tornare di aiuto. Naturalmente, se volete approfondire il discorso di come si crea un sito web in WordPress o di come funziona, insomma, la piattaforma WordPress, potete andare a vedere magari degli altri miei video che trovate sempre sul canale. Ovviamente il link lo trovate qui sotto. Quindi non mi resta altro che salutarvi. Naturalmente spero che questo video vi possa tornare di aiuto e vi auguro il meglio, insomma, con il vostro progetto online. Ciao e al prossimo video!